Ravenna 2013, siamo con Fabrizio Cardinali, digital startupper, esperto di learning, una presentazione estremamente affascinante con cui abbiamo così chiuso in bellezza la seconda giornata della manifestazione. Abbiamo parlato di tantissime cose, siamo partiti dai paesi BRICS, dagli innovatori, dall'uovo di Colombo esatto. All'effetto Sputnik. Esatto, l'effetto Sputnik. Tu sei il relatore internazionale sull'effetto Sputnik. Che cosa vuol dire? L'effetto Sputnik si riferisce all'industria aerospaziale americana che subito dopo la seconda guerra mondiale, durante la guerra fredda, si era seduto sugli allori, viveva delle vincite della seconda guerra mondiale, quando improvvisamente in una fredda giornata del 57 questo puntino passa sul cielo ed era un satellite russo lanciato che era appunto lo Sputnik. Questo svegliò la comunità tecnico-scientifica, svegliò la classe politica, in quegli anni era Kennedy, svegliò gli imprenditori, e in quel mitico discorso al Rice Stadium fatto da Kennedy, che potete trovare su YouTube, lui chiamò a raccolta la comunità scientifica, gli imprenditori, ma soprattutto la cultura americana, per riempire quel missile gap, cioè quella distanza che si resero conto improvvisamente di avere accumulato, e in un decennio fecero di fatto la maggiore scommessa e raggiunsero il maggior obiettivo dell'essere umano, quello di andare di fatto sulla Luna in meno di 10 anni. In quello speech, con una lucidità incredibile, vedetelo, Kennedy parla di oggetti, di tecnologie, sicuramente scritti dai suoi esperti tecnici, però diciamo con una visione di chiarezza di che cosa sarebbe successo e che di fatto ha poi fatto succedere. Tutto questo per dire che oggi noi in terre, come dicevo, tre volte difficile, noi siamo liguri, quindi una terra difficile perché è chiusa tra mare e montagne, italiani ed eurozona, quindi tre volte difficili, noi dobbiamo avere un effetto Sputnik, dobbiamo svegliarci, dobbiamo crederci, anche se siamo secondi, terzi o anche fanalini di coda, recuperare forti di quello che è invece l'altro aspetto della presentazione, che è l'uovo di Colombo, cioè la capacità di andare per mare, di creare, di sperimentare e di essere creativi, e l'excursus sul Rinascimento e anche sulle start-up digitali venendo ai giorni nostri danno fiducia. Certo. Ecco, questo è stato un po' l'excursus, certo, della serata. È chiuso in bellezza con 10 direction, 10 strategie, sì, o consigli. Come dicevo, no? Che sei in America, dove all'estero, dove spesso sono chiamato a parlare, come esempio forse raro, di innovazione sud-europea, se non gli dai dei numeri e dei comandamenti il metodo non funziona. Per cui sono state riassunte in queste 10 regole di vita, di fatto, per innovare digitalmente. Si parla di dare fiducia, prendere rischi, selezionare non talenti ma geni che tipicamente sono quelli che mai sarebbero selezionati oggi dagli headhunter, mai sarebbero neanche fatti entrare nell'ufficio dell'HR e sicuramente mai finanziati dai capital venture, ma di individuarli, ho dato delle linee su come individuarli, scommetterci capendo il cambiamento e innovare per competere. Ecco, quindi queste 10 regole le trovate sul sito, sono un po' più prima che analitiche. Sia troppo tardi. Prima che sia troppo tardi. Sì, fondamentale il messaggio che mentre noi parliamo, cinesi, indiani, i BRICS stanno galoppando, hanno delle facilità politiche, gestionali che noi ovviamente non abbiamo, non possiamo più avere, perché loro, non dimentichiamolo, sono comunque una civiltà in partenza, quindi hanno degli acceleratori, certo, che siano fisiologici, però diciamo hanno cambiato l'ambiente, hanno cambiato innovazione, hanno cambiato marcia, e prima che sia troppo tardi noi questo vantaggio competitivo dobbiamo provare a riprendercelo. Fabrizio Cardinali a Ravenna 2013. Grazie. Grazie.